Eccoci qua, eccoci qua. È tutto pronto, signori. Ok, un attimo che aspettiamo l'ospite. Spero non si blocchi la live. Spero non succede niente di particolare. Allora, vediamo un attimo. Qui è partito. Ok, la chat ce l'ho qua. Le domande anche ce le ho qui. Ok. Non so come cacchio lo metto per vedere l'anteprima. Vabbè, sti cazzi. La metto un po' così. Ci siamo? Ci siamo? Ok. Oh, ciao, Anto, ciao, ciao. Sì, arriverà a breve l'ospite. Spero non ci sono problemi di cam. Ditemi se ci sono problemi di cam. Quant'altro. Ha detto che sta per arrivare, quindi tempo al tempo. Ok. Ed ecco qua, ci siamo, ci siamo. Siamo pronti. Mi senti? Siamo carichi. Certo, Ciao. ti sento Bene, forte e bene, ce l'ho chiaro. fatta. Ma Salutiamo la chat. Una Ciao a tutti. bella chat, si Sarà fa molto più per dire. semplice di quello che pensavo. Sì. Tu pensa che quasi ogni settimana io faccio così, quindi. Ah, ottimo. Ah, vabbè. Sì. Cioè, È tutti i giorni, tutte abbastanza. le settimane? Allora, diciamo, questo tipo di live sul sabato, però diciamo, nel restante altri giorni, diciamo, utilizzo un altro metodo perché facciamo tante altre cose diverse. Ah, qui facciamo, quindi tu e altre persone. Sì, ci si mettono anche di impegno altre persone. Ok. La Va mia bene, dai, favolosa lo chat che vedremo. tra poco, dopo questa intervista, arriveranno qui con me per fare altre belle cose. Mi Ok, dai, raccomando. allora in caso vi seguo un pochettino. Mi fa piacere, anche se l'argomento è sempre quello, il trash, quindi poco Ah, cambia. ottimo. E allora io vi posso seguire tranquillamente perché mi piace tantissimo come argomento. Mi fa piacere, mi fa piacere. Beh, spero la conosciate lei, ovviamente. Chi non la conosce, almeno quelli di questa chat, noi abbiamo vissuto questa avventura con voi dentro la caserma. Abbiamo visto tutte le puntate, dal primo all'ultimo secondo. Ottimo, bravissimi, Quindi quindi siete super preparati. non ci siamo persi niente. Bene. Anzi, devo dire che mi è piaciuto. A una certa sembravo di essere lì dentro. Ah, meno male qualcuno gli è... Ma tu quanti anni hai? Ah, 20. meno male qualcuno gli è piaciuto, che qualcun altro ha detto che a volte si vedevano troppi esercizi fisici, a volte si vedevano Sì. troppe cose amorose, quindi qualcuno Ma che ci meno ha male che provato c'era il deve... momento divertente che smorzava un po' la situa. Sì, no, se no sarebbe stato veramente... Anche a vederlo da fuori pesante, perché cioè, per noi è stato pesante, quindi immagino Sì. da No, fuori se non si normale. fossero visti momenti goliardici sarebbe stato tragico, penso. Cioè vi sareste ammazzati Eh anche beh, voi, lo quindi. immagino, lo immagino. Chat, va tutto bene, va tutto bene. Sto tranquillo. Ah, tu nel mentre Sembra parli agitato? No, con... non sono agitato, tranquilli. No, perché questa è la mia seconda intervista che faccio su Twitch, quindi. Ah, e chi è stato il primo? Il primo è stato un ragazzo, diciamo, che fa animazioni sul web. Ah, ok, quindi no, non c'entrava Avevamo niente con la parlato caserma. un po' del suo progetto. Peccato Ah, che è ok. andato perso il VOD secondo le regole di Twitch. Ma andiamo a Che non noi, andiamo a noi. conosco. Vabbè. Vai. Mi Se vuoi sono venuta presentarti le per chi non domande ti scomode. conosce, cioè, anche se ne E dubito che niente, io qualcuno sono ti conosca. Alice, per gli amici Paniuela, e devo dire cosa faccio nella vita, tutte queste cose pesanti da vecchia, Come tra vuoi l'altro io sono tu, dipende vecchissima. da te. Vabbè, Dipende da te.
faccio l'insegnante di danza, in questo momento non lavoro perché la situazione Covid non lo permette, però faccio l'insegnante di danza, faccio la ballerina e adesso sto a casa. Però ho Andiamo fatto abbastanza bene. la caserma. Sì, no, è Però tragico, è dai, devo tragico. dire che forse ti ha aiutato la caserma in alcuni casi. Chi lo sa? Boh, sicuramente cioè, è stato qualcosa che. A parte che io non mi aspettavo perché sono capitata molto per caso, ma poi in generale almeno mi ha aiutato per quel periodo, perché alla fine quando noi abbiamo fatto la caserma c'era ancora questa cosa del Covid e c'era nel senso pesante del termine, nel senso che erano, mi pare che fossimo addirittura in zona rossa, mi pare che tutta l'Italia stava messa abbastanza così, quindi cioè, Adesso non alla fine nel ricordo bene o perché nel io ormai male. sono. Dicevo, non mi ricordo precisamente. Io sono stato abituato ormai. Sto qui dentro nella mia cripta, si può dire. Nella sì, mia te lo bellissima trovi lì. No, io stanza, quindi. invece odio perché non tollero stare dentro casa, cioè mi sento male dopo un po' e l'ho sentita tantissimo questa cosa, per cui il fatto di aver fatto la caserma nel bene o nel male comunque sarà un bene, perché alla fine siamo usciti un po' dalla nostra situazione, abbiamo fatto anche una cosa figa, quindi non mi posso lamentare onestamente. Fa piacere allora. Sì. Ma poi è una cosa che cioè, io consiglio di fare a tutti, è una cosa veramente figa. Cioè, Sarebbe sta per cadere figa. il Il mio telefono. problema è un altro. Perché se Cioè? fossi stato da solo, avrei preso, sarei partito ovunque. Perché per chi non lo sa in chat, Invece. io volevo andare in un. Se non erro, volevo andare all'eredità. Feci la domanda. Mi accettarono. Dovevo fare il provino, problema poi che arrivò il Covid, anzi non sapevo nemmeno come arrivarci lì, dove dovevano Ma fare sto tu sei provino. lì? Basilicata. Ma dai, ma lo sai che c'è il compagno di mia Già. mamma che è di Matera? E noi, cioè io Figo. vado praticamente tutte le estati lì, non mi piace tantissimo. Vabbè, piccola Wow. parentesi, insomma. Vabbè. Insomma, Mi l'eredità è chiedevo. tutto? Cosa? Eh no, finisce il discorso, l'eredità è tutto alla fine? Alla fine non sono andato. Vabbè, È però scusami, rimasto una cosa da compilare all'interno del PC, ma ormai quella prossimo cosa lo anno dovrò puoi fare la cancellare prima o caserma, poi. però. Il Non prossimo anno puoi fare sarebbe la malvagio caserma. No, l'idea. Non sarebbe malvagio perché è anzi. abbastanza vicino dove era mio padre. Potrebbe essere una soluzione. Ma poi ti ci vedo comunque, devo dire la verità. Non so perché, ma ti ci vedo. Beh, se provo a fare due flessioni mi trovo a terra Vabbè, ma steso. non ti preoccupare, quello era anche un problema di tante altre persone. Però a livello di testa e tutto, mi pare che non sia una, cioè, mi pare che sia una persona abbastanza positiva, quindi Ah sì, sì, ti dai. ci vedo. Oh, ci riesco, sì. Sì, Quando capita. quando mi trovo nel mood giusto. Vabbè, Anche questo io è da vedere. in Basilicata quando non mi trovo nel mood giusto vado a mangiare i pasticciotti, così sto tranquilla e Andiamo serena. a posto. Senti, Vabbè. no, comunque onesta, ti ci vedo. Mi fa Potresti. piacere. Poi Anzi, io ho rientri sempre anche nel range di detto. età. Sì, No, io ho sempre detto, mentre facevamo la reaction, ho sempre detto, io non mi ci vedo perché dopo tutti quegli sforzi fisici che ho visto, cioè, io non sono molto adatto con lo sport. Ho provato a fare Vabbè. tantissimi sport, ma ho rinunciato perché la voglia Ok, era sempre a quella. parte che lì voglia o non voglia lo devi fare lo stesso, quindi hai una certa di abitudine un attimino alla situazione. Però Sì, ti sì. dico la verità, tantissime persone, ma io in primis, cioè io sono una ballerina, figurati quanta forza fisica, cioè io ho forza fisica sulle gambe, per il resto basta. Per cui alla fine anche per noi donne è stato molto 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 complicato all'inizio, però dopo un po' subentra tipo una sorta di, cioè un meccanismo per cui non si sa come, ma ce la fai a fare le cose. Cioè, non si sa se vai avanti per Lo inerzia o immagino. per cosa, però ce la fai, quindi io Anzi, se lo chiedo ai sono miei, contenta. piuttosto mi mandano a quella reale che quella della TV. No, quella reale non la farei Finalmente. neanche io, sono onesta, quella reale non la farei Anzi, manco io. già che c'è mio cugino all'interno di questa caserma, cioè, io non lo voglio Ah, sì? provare perché già so cosa si prova a essere in una vera caserma. Già ho sentito un po' di robe.
Sì, no, no, immagino, sicuramente non c'entra assolutamente niente. Ma infatti, noi abbiamo avuto un sacco di gente, no, che ci diceva: vabbè, ma voi le vere caserme non lo sapete, la vera leva militare. È ovvio, cioè, è un programma Ma è televisivo, normale, è no? fatta apposta. Non è che potranno fare chissà che cosa. Però ti dico la verità: cioè, il terrorismo psicologico te lo fanno lo stesso. Poi, se non sei abituato, a maggior ragione te lo fanno. Quindi, però ti dico, cioè. Ti dico, secondo me è un'esperienza bella che poi è alla portata di tutti, perché veramente tu puoi entrare là pure con un carattere stra Ah sì. brutto da dirlo, però debole, però alla fine esci meglio, cioè sicuramente esci meglio di prima, Vabbè, questo è quindi io poco lo ma sicuro. consiglio. Sì. Anzi, in chat mi chiedono: fai 200 flessioni? No, grazie. Se non mi volete vedere a fine live, che devo Ma 200 affrontare flessioni 4 non le ore di facciamo live se neanche tutto va noi. bene. Se tutto va bene, devo Ah, affrontare 4 ore di 4 ore di live. live. Beh, di solito Madonna ne mia, faccio quanta due. gente. Di solito ne faccio due. Però, visto che questa sera ho anticipato di 2 ore, sì. Ah, vabbè. Vabbè, ti Però aspetta un bel dai, ho lavoro. Io affrontato sono anche bravo di perché. peggio. Ma quindi tu hai fatto anche le reaction alla caserma? È ovvio. Fin quando Twitch me lo Ah. Ah, permette. ma le facevate in diretta, quindi. Sì, non in diretta, io lo guardavo il giorno dopo. Perché ovviamente, Ah, per non vedere ok. pubblicità, robe varie. E beh, dimmi qualcosa. Chi è che vi stava antipatico? Chi è che vi piaceva? Chi è che. Dai, c'aveva delle Iniziamo col preferenze. dissing allora. Beh, E chi mi beh, stava antipatico? Ma diciamo alla fine quasi nessuno, se non proprio in alcuni momenti qualcuno, quando capitava, tipo Ciupila nelle ultime puntate, perché si credeva un po', ma ormai lo conosciamo come l'abbiamo ormai visto e Sì, rivisto che quel Ciupila. poi Ciupilan io non lo conoscevo prima, cioè la prima volta che l'ho visto ho detto ma io ti conosco, ti ho già visto da qualche parte, però io il collegio non l'avevo visto, lo vedeva mio fratello, quindi mi vedo sta faccia conosciuta però non conosciuta, ho detto ma che cavolo è No, questo? io del Quelli collegio solo ho gemelli io visto. non sapevo chi fossero. No, nemmeno io. Anzi, forse qualcuno in chat sapeva chi era. Ma io non è che giravo molto intorno a quei social. Ma no, ma poi il collegio, cioè il collegio alla fine, vabbè, tu c'hai 20 anni, quindi forse anche tu sei un Sì. po' No, di sapere oltre, sapevo, cioè. so cos'è. Ho visto le ultime 2 stagioni di più, le ultime due, tre. Eh no, Le io prime non l'ho proprio. mai visto. Io l'ho visto quest'anno ogni tanto, ma perché, cioè, non posso dire una cosa brutta, non c'avevo niente da fare, quindi l'ho Ah, sì. Beh, visto. Però, vabbè. Però è meglio la caserma, onestamente. io quest'anno l'ho dovuto fare per Secondo me. il content, quindi l'abbiamo visto anche in diretta la caserma, quindi. Ah, la fermo, E pensavo al beh, collegio. visto. No, anche il collegio. Ma quindi tu Anzi, commentavi la perché la caserma. reaction alla caserma è venuto dopo il collegio, perché mi dicevano sempre: e guarda anche la caserma, e vabbè. Io anzi ho detto: ma ne dubito che, diciamo, possiamo vederlo, perché comunque mi sembra abbastanza serio come programma. Io vorrei qualcosa di più divertente, cioè le battutine ci bisogna Più fare ogni tanto. trash. Appunto. No, ma alla Cioè. fine, secondo me è uscito bene, perché alla fine c'è stato un po' il giusto compromesso. Alla fine il collegio, cioè posso dire, il collegio per quanto possa piacere, perché alla fine capisco, però è molto più trash rispetto alla caserma. Cioè, alla Beh, fine ovvio. noi facevamo cose molto più concrete, capito? Quindi secondo me, no, io sono di parte, secondo me è più bella. Vabbè, sì. Aspetta. Io comunque ti vedo bloccato a te, ma no, adesso no, non più. No, vabbè, questo capita ogni tanto. Quindi L'importante è voi che senti la facevate. voce. Questo è No, la poco. voce ti sento, ti sento. Ma quindi voi facevate pure le reaction al collegio? Sì, almeno quest'anno Ah, sì. avevo Questa è di stata la prima tutto. volta. Ma tu e chi Mamma mia. altro? Allora, no, nelle reaction soltanto. Diciamo, ero presente soltanto io, però comunque la chat commentava a sua volta. Ma la chat sarebbero tipo un gruppo di amici tuoi? Beh, non solo amici, anche diciamo chi entra all'interno di queste Ah, live. ok. Ah, quindi proprio la chat della live. Ah, ok. Quindi tu sei un tutt'uno con la tua chat, praticamente. Beh, diciamo, sì, abbiamo creato una bella cosa con la chat, con la maggior parte di chi è in chat. Bene, bene. Almeno la commentate tutti insieme. Vabbè, sì. Appunto, mi chiedevo io,
guardando appunto la caserma, ma com'è stata questa avventura? Allora, cioè, io quando me l'hanno, io ho fatto un'intervista da Events e quando me l'hanno chiesto la prima volta, io ho detto che è stata abbastanza surreale, ma perché effettivamente, cioè, vista da fuori è una cosa, ovviamente come tutto, no? Poi farlo e viverlo è un'altra, nel senso che io personalmente, se mi avessero detto 6 mesi fa andrei a fare un programma del genere, mi avrei detto, ma, cioè, ma quando, Eh ma beh, cosa, ovvio. ma dove? Ma anche perché, cioè, io veramente ci sono capitata stra per caso in quella situazione. Cioè, io facevo casting per le compagnie di ballo e casualmente sono capitata su quel casting. Ma io, cioè, io e la televisione siamo proprio due mondi distinti, sempre stati due mondi distinti. E quindi, cioè, l'idea di dire vado a fare un programma del genere non mi era neanche mai balenata per la testa, onesta. Poi, vabbè, quando è successo, l'abbiamo vissuto e tutto, sono uscita di là che non ci capivo più niente, perché alla fine siamo stati abituati veramente a un rigore, a una, non lo so, al fatto che quella fosse ormai la nostra vita, no? Perché alla fine, cioè, per un mese praticamente, fare tutte quelle cose, sempre quelle cose, non cambiare mai, stare con quelle persone in quel posto, cioè, a un certo punto, quando esci, non ci capisci più niente. Poi io sono uscita Immagino. a dicembre, che c'era ancora il Covid, io sono uscita senza mascherina, ho detto sarà finito tutto. Comunque, cioè, Sembrava strano essendo comunque da vedere. stranissimo, perché, cioè, essendo stata un mese praticamente senza mascherina, perché noi non la portavamo perché eravamo Eh beh, tutti sì. stratamponati, strasicuri, cioè, te la sei proprio dimenticata la mascherina, capito? Ti sei dimenticato di quello che c'è fuori, ti sei Io ogni tanto dimenticato me di lo come dimentico anche funziona la adesso vita fuori. che Esatto, quindi mi capita di uscire anche immagina. senza. No, No, io devo dire sono abbastanza paranoica, quindi no, diciamo però che prima io le sì. cose me le ricordo, però non so quando devo uscire, prendo le prime cose che mi capitano. È Ah, vero beh, che la quello mascherina c'ho pure a sì. fianco al portafoglio, me lo dimentico ogni volta. No, io ce l'ho fissa in macchina, però per esempio anche il mio fidanzato quando sono uscita, che mi ha visto tutta lì tranquilla, io sono una che prima di entrare in caserma aveva strapaura del Covid, io non volevo andare da nessuna parte, io non volevo toccare niente, io giravo col Beh, disinfettante immagino. per tutto. E il mio fidanzato invece è un po' più realistico, un po' più con i piedi per terra rispetto a me, no? Sono uscita dalla caserma, io non me lo dimenticherò mai, siamo andati in un autogrill, perché eravamo in autostrada che lui mi è venuto a prendere. Ma tu non hai, cioè, non hai idea, io sono scesa dalla macchina, mi ero dimenticata la mascherina, stavo entrando in autogrill senza mascherina. Mio fidanzato mi ha detto, ma scusami, ma tutto bene, ma che problema hai? Guarda che c'è il Covid qua. Quindi, È come se cioè, vivevi in in un mondo a generale, parte, si può dire. sì, esatto, in generale è stato proprio questo, cioè, ho vissuto proprio in un universo parallelo per un certo periodo, però è stato figo. Mi fa piacere. Aspetta, che cavolo avevano scritto in chat? Sto leggendo nel mentre la chat, tipo, Vai, vai. Io nel mentre bevo chiedevano. ogni tanto perché ho la tonsillite, ti dico solo questo, Sì, quindi ogni tanto scusate, ma io tranquilla, tranquilla. No, bevo. perché mi hanno ricordato la scena di quando, non mi ricordo. Se fu mentre ci fu un compleanno che scivolavano all'interno del corridoio, una scena abbastanza assurda. Una scena assurda che tra l'altro io non ho vissuto perché, cioè, vabbè, io ero una di quelle che faceva la brava e andava a dormire subito, ma più che altro perché ero distrutta e perché onestamente con 2 gradi o meno 2 gradi, non mi ricordo, non mi va di correre a Lo mezzanotte. immagino quei posti. Quindi io stavo alle 11, stavo a letto e mi sono addormentata quel giorno. Quindi io ti giuro, nonostante il casino che hanno fatto, perché effettivamente hanno fatto un casino della Madonna quel Sì, giorno, io non mi sono mai abbastanza. svegliata, c'è cioè proprio zero. Il giorno dopo non mi ricordo chi, Giorgi, Gemelli, insomma, non mi ricordo chi che mi raccontavano, no, perché ieri siamo scivolati, no, perché è di qua, no, perché è di là. Io dove ero in tutto questo? Perché Sì, non mi ho sa che il freddo l'hanno sentito? fatto impazzire. Sì, no, ma siamo impazziti. Cioè, diciamo che veramente dopo la seconda settimana abbiamo cominciato tutti a andare un po' fuori di Si testa, notava. cioè. Sì, infatti, si è visto. Grazie mille per il ride ai game console comunque. Grazie mille. 4-4, vabbè, sempre meglio di niente. Faccio finta di aver capito. Aspetta. Ah, ok. Un'altra domanda che mi sono chiesto, visto che tu hai detto che dopo uscito dalla caserma, diciamo, ti sembrava un po' diverso.
Mi sono immaginato, Ian, a un certo punto, ma dopo uscire dalla caserma, tu il giorno dopo, appena ti sei svegliata, hai immaginato di essere ancora lì dentro, di risentire il suono della Ma sveglia? allora, ti dico la verità, io il giorno dopo, insomma, quando mi sono svegliata, io mi sono svegliata stratardi, perché è come se in una notte avessi recuperato tutte le ore di sonno di un mese. Ma mi ricordo benissimo, siccome io vivo con il mio fidanzato, mi ricordo benissimo che la sera prima noi avevamo festeggiato il mio compleanno, perché ti spiego, il giorno del mio compleanno era il giorno prima di entrare in caserma, quindi io ho passato il giorno del mio Figo. 23esimo compleanno in un albergo da sola, cioè Vabbè. un compleanno da ricordare, e quindi era rimasto un po' in stand-by, siccome era il primo compleanno che facevamo insieme. E io quando sono tornata quel giorno, lui mi ha fatto trovare tutta la sorpresa con la torta, il regalo, insomma, tutto così a casa. E quindi effettivamente poi siamo stati a parlare un sacco, siamo stati svegli e vabbè, tutte le cose che si fanno con il fidanzato. E quindi siamo andati a dormire tardissimo. Per cui il giorno dopo mi sono svegliata riposatissima. E però il fatto di rimanere a letto, no? Cioè, sai, io, noi appena ci alzavamo alla caserma, suonava la campanella, tu non avevi il tempo di stiracchiarti, fa, tu dovevi Eh scendere, beh, sì, è cominciare a fare il normale. letto, eccetera, eccetera. La cosa più strana a cui io ho fatto caso è stato svegliarmi e poter rimanere a letto, cioè proprio stare a letto senza fare niente appena sveglia. Vabbè, Questa è ormai ci una sono cosa che abituato da dicembre, mi... quindi. Ma adesso anch'io, guarda, mi sveglio relativamente presto, nel senso che alla fine non mi sveglio a mezzogiorno, però ti Io dico, sì, cioè, vabbè, purtroppo sì. però tu mi sa che fai anche tardi queste live, Troppo eccetera, no? tardi, diciamo, grazie a Twitch che mi intrattiene, posso rimanere pure fino alle 6. No, io a un certo punto il mio criceto si spegne Vabbè, e quindi anche a me si io spegne il criceto crollo. ogni tanto. Tipo l'altra sera giocavo, non mi ricordo che cosa, con altri, un altro canale, e ho letto una cosa per un'altra, ho letto. Ho interpretato la frase per un altro modo. Vabbè. Comunque, no, comunque dico la verità, uscita dalla caserma in generale, la prima settimana è tutta strana, nel senso che devi un attimo ricollegare che puoi fare le cose come ti pare a te, che poi, insomma, cioè, hai i tuoi ritmi, hai le tue cose, non hai quella di avere delle persone che ti dicono fai questo, fai quell'altro, non fai questo, non fai quell'altro. Sei nel tuo, quindi è strano un po' tornare nel proprio, però ti dico, io sono tornata nel mio, ma ho avuto dei miglioramenti, perché alla fine adesso faccio il letto tutti i giorni, io non facevo mai il letto, cioè io ero una straconvinta che il letto non servisse a nulla farlo, perché cioè, poi ci dovevo riandare a dormire, sono stata massacrata per questa cosa che ho detto, però adesso faccio il Ah, letto vabbè. tutti i giorni, comunque alla fine mi sveglio a un orario decente, devo dire che qualcosa è cambiato. Però ovviamente cioè, torni alla tua vita, che è la tua vita normale, e non è la tua vita, che non è la vita che hai vissuto per un mese, che sarà una vita folle, che io onestamente non farei mai. E fatti tanti complimenti a chi decide di farlo, perché io non, cioè, onestamente non ce la farei. Anzi, sembrava strano all'inizio quando l'avevano annunciato, perché ho pensato io. Ma è possibile che devono creare un'altra cosa dopo il collegio? Cioè, sembrava un po' strana all'inizio, perché ho detto, come potrebbe sembrare una cosa del genere? È vero, all'inizio, ma anche noi stessi guardando, perché noi, non, cioè noi vedevamo le puntate con il pubblico, nel senso che noi non le vedevamo prima, quindi non sapevamo cosa Sì. sarebbe andato in onda. E vedere il trailer, come si dice, di un programma, come si dice, Lo spot, vabbè. sì, insomma, ecco, lo spot, faceva strano perché non riuscivamo a capire quali parti avrebbe fatto risaltare di più, cioè se magari la parte trash, piuttosto che la parte in cui facevamo allenamenti, eccetera, eccetera, non si capiva bene. Quindi lì per lì inizialmente era strano anche un po' per noi. Poi vabbè, ovviamente devi tagliare qualcosa, perché non è che puoi far vedere Vabbè, tutto, di giusto. tutto, di tutto. Però devo dire che secondo me l'hanno bilanciata molto bene. Cioè, No, devo dire abbastanza bene. sì. Anzi, molto probabile da quello che ho visto nell'ultima puntata che ci sarà sicuramente una seconda stagione, sicuramente.
Io lo spero perché secondo me è un programma, cioè a prescindere da come poi possa sembrare al pubblico, che mi rendo conto che quella è la cosa importante alla fine, però è un programma molto formativo per chi lo fa, cioè nel senso non è il classico reality in cui vai e non fai un cavolo, capito? Poi magari per Vabbè, carità di Dio, mai dire mai. reality proprio, Cioè. non riesco a guardare fino a una certa. Ah, no, io amo molto il trash, sono sincera, quindi a me vedere gente che sbrocca per il nulla mi fa divertire tantissimo, sono molto sincera e me li vedo tutti, a parte uomini e donne che non lo amo, ma sono molto sincera, Vabbè. me li vedo tutti e mi diverto. La caserma invece, sì, per carità, Sì, è una c'è via di il mezzo, trash perché possiamo sennò dire. non. Però alla fine secondo me lascia qualcosa a chi lo vede e lascia qualcosa anche a chi lo fa. Quindi. Io spero che ci sia una seconda edizione, Ma onestamente. molto probabile, da quello che ho visto negli ultimi minuti, può sembrare Perché ti di sì. aspetto Oddio, io alla prossima edizione, te, quindi. oddio, non esageriamo. Poi sono io che devo fare live su Twitch, con il concorrente della caserma. Certo, un grande concorrente. Vabbè, guarda, mai dire mai, io non me lo sarei mai aspettato di fare un programma del genere, quindi potrebbe essere tranquillamente. Ci sta. Vabbè, da Instagram mi chiedono se ci tiene alla tua fanpage. Mi è arrivata questa domanda. Ovvio che ci tengo, ovvio che ci tengo, ma lo sanno benissimo anche loro, ogni volta che me lo chiedono, ma lo sanno benissimo. Beh, mi sembra più che scontato. Anche perché alcune sono state create addirittura prima che iniziasse il programma, che io dicevo, ma com'è che loro si mettono a creare delle fanpage su una persona che non conosco? Magari gli sto antipatica, magari non gli Appunto. piaccio, Può essere pure e che lo invece sono spoiler che state avevano create. avuto sui concorrenti era pure finto, era pure fake, Sì, capito, sparavano infatti. nomi. Ma anche perché all'inizio io ero stata scambiata per un'altra persona. Infatti poi io mi sono pure incavolata perché tipo per una settimana, no, forse una settimana no, però per qualche giorno era uscito lo spoiler, tra virgolette, falso di questa persona qua e la taggavano cioè, nella foto dove c'ero io. Quindi, cioè, io stavo lì zitta che non potevo neanche dire chi fossi, perché non erano ancora usciti i nomi, quindi stavo lì con una stronza e dicevo, ok, va bene, questa qui nel frattempo zitta. Vabbè, Mamma. insomma. Beh, è divertente quando succedono queste robe. Sì, boh, è In stato alcuni bello poi alla fine casi. quando è uscito, è stato bello poi alla fine quando è uscito il nome, che ho fatto tipo, okay. Vabbè, sì. Sì, che a distanza di giorni poi è uscito il mio nome, insomma. Poi, no, vabbè. Sicuramente la chat si ricorda l'ultima serata, sicuramente. Beh, abbastanza ovvio perché non poteva mancarci la nostra Elettro Lamborghini che ovviamente, tutti quanti Tanta noi roba. guardiamo Che H24, chat, confermatemi, poi è molto poverina c'ha il probabile. Covid. Ho Povera. sentito, ho sentito. Mi Poverina. sono No, chiesto, Elettra è com'è una figura. stata per voi questa serata? Vedere Elettra Lamborghini in real life, finalmente. Follia. Cioè, tu considera che secondo me noi ci sentivamo tipo in uno stadio tipo Tomorrowland o roba del genere per la situazione che Immaginavo. vivevamo. Cioè, sembrava tipo che fosse la discoteca più bella del mondo, con gli artisti migliori del mondo, che, cioè, per carità, ti compare Elettra Lamborghini, dici, cazzo, aspetta un attimo, cioè, realizzo Avrei fatto peggio un dei attimo. ragazzi io, forse. Sì, no, sono stati troppo Sono bravi, sincero. infatti. Però è stata una figata, cioè, nel senso, ci voleva in quel momento, sono sincera, perché poi alla fine, dopo tutto un percorso, sarà, tra virgolette, anche una ricompensa, però. Insomma, sarà quella serata di svago che ci voleva, ci stava anche da un punto Sì. di vista televisivo, secondo me, no? Poi lei, tra l'altro, è una figa, cioè lei è bellissima. Lei è Lo molto, metto molto in bella dal dubbio. vivo. No, te la trovi davanti, c'ha cioè, occhioni blu, no, Sì, è sembra di vivere un bellissima, sogno. bellissima. Infatti, sì, infatti l'ho detto al confessionale, ho detto io se non fossi etero subito, ma anche se, cioè, anche da etero, onestamente. Comunque, tu ti sei bloccato, io non ti vedo più. Vedo Ci me che mi sono? muovo. Aia, No, strana questa roba, ma. ti vedo proprio bloccato. Però ti Aia. sento perfettamente. Questo è il problema. Abbiamo Ma basta che i mezzi chiedono gli che... altri, insomma. Ah, penso di sì. Potrebbe
poi non lo so, mentre scrivete in chat ci sono problemi. Sì, i mezzi che abbiamo sono Beh, mi metto io la questi. chat, non la Se leggo, volete eh. migliorare i mezzi, Ma io la i chat non soldi. la leggo. Ah, sì, la leggo. Chi le dice il tuo sogno? No, no, è sceso. Aspetta, chi sono i tuoi sogni e se i tuoi genitori credono nel tuo talento, ti appoggiano. Oddio, sì, appoggiarmi mi appoggiano. Il mio talento dipende che talento. Cioè, in generale, sì, i miei ci credono. Nel mio talento dipende che talento. I miei sogni. Allora, uno non lo posso dire perché già è successo il Covid, quindi non voglio altre sfortune, eccetera. Ma tu mi senti, sì? Ok. Sì. Ok. Già non voglio altre sfortune, eccetera, quindi uno non lo dico, però sicuramente tra i sogni proprio nel cassetto, eccetera, eccetera, ci sono tantissimi viaggi, tantissime cose da vedere, posti da visitare, robe del genere. Cioè io mi vedo tipo per i prossimi 5-6 anni a vedere un sacco di posti, vedere un sacco di cose Figo. nel mondo e poi mi stabilisco, poi mi stabilisco. Figa questa cosa. Anzi, sarebbe abbastanza bello riuscire a viaggiare. Sì, E poi sarebbe nel molto mentre bello. utilizzi il viaggio per fare altre cose. Ci sta, ci sta. Sì. Beh, Cosa è un vorresti dire? bell'amore, Manu adesso è in voglia di domande. Mi chiede cosa vorresti dire ai tuoi genitori. Inizia con cara mamma o cara papà. Va bene. eh. Oddio, pensa che c'ho mia mamma davanti, cioè che angoscia. Questo ci è stato chiesto. Non lo so, onestamente non lo so. Cara mamma, ti voglio bene, grazie. Ce l'ho davanti, la sto guardando, è un po' ansiosa come cosa. È Oddio. appena tornata. Ti voglio bene, scusa se ogni tanto ti faccio incavolare. Basta. Ah, qual è la tua città preferita? Interessante questa. Oddio. Allora, fino a un po' di tempo fa era Venezia, però. Poi sono stata a Madrid e ora come ora ti direi Madrid. Da vivere Madrid, ti direi. Interessante. Sì, Vabbè, poi hai aspetto di andare viaggiato giù a forse Città molto del più di me. Messico, a Bali. No, dipende. Boh, se sto in America. No, sarebbe Ecco. bello. Anzi, potrei anche andarci, però. No, 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 vai, vai, stupenda, bellissima. perché c'ho pure l'appoggio, diciamo, dove rimanere. E allora, dove? Adesso specialmente dove ci sono i miei parenti, se Ah, ci non sono i erro. parenti. Sì. Sì, Allora, dopo che c'era andato me io. lo dicono, ce lo dicono abbastanza spesso questa cosa. Vabbè, ma io penso che tanto quando finirà il Covid, sì, finirà, quando finirà. Sì. Ci sarà il boom di queste cose, cioè la gente comincerà a viaggiare in lungo e in largo. Boh, La anche perché poi intravede ti la fa rendere chat, Manu, conto. lo intravede. No, perché mi hanno chiesto se tu vedevi la chat o meno. Io, allora, prima la vedevo. Io leggo che qualcuno scrive qual è la città che vorresti visitare di più in assoluto. Ok. Allora, la città che Vada, vorrei Manu, visitare più in esprimi i tuoi assoluto, sentimenti in chat, esprima. non lo so, non c'è proprio una città, ci sono vari posti tipo Messico, tipo Polinesia, tipo India, tutti posti che non ho mai Figo. visto, dimmi. Anzi, io fino a qualche anno fa volevo andare in Russia perché, boh, erano pazzi, a me piaceva la pazzia. Poi Invece quello è un po' più me l'hanno sconsigliato di ambizioso. andarci, me l'hanno sconsigliato. No, vabbè, è bella, perché onestamente, cioè, tipo mia nonna c'è stata perché è innamorata ed è bella. No, me l'hanno Però sconsigliato perché sì, hanno detto che lì se vai in certi posti può essere che non ritorni. Vabbè, vabbè, ma pure in America, cioè. sì, quello è anche vero. Però no, non lo so, è una cosa che a me non mi attira molto, sono sincera. Ma in generale i paesi Signor dell'est, che poi Manu, so che sono belli. la devo ricordare che lei è fidanzata. Non so cosa lei ha scritto in questo messaggio abbastanza lungo. Madonna, perché cosa?
ci ha voluto dedicare un messaggio. Oddio, ma chi? Manu. E dove sta questo messaggio? L'ha persa. Aspetta, mi sa che puoi Ah, scorrere la ok. chat. Ma a me dà tipo gli ultimi due messaggi e basta. Strana sta cosa. Vabbè, nel caso se Tipo riesci, qualcuno, mandala anche leggo qualcuno che ha su scritto Instagram al leggi la massimo. voce. Era proprio lui che l'ha mandato. Se riesci a rimandarlo in chat oppure se riesco, cerco di leggerlo io in una maniera. Però lui ha Vai, detto che lo perché devi non ci sono leggere cose tu, quindi. compromettenti. Ah, solo io, è No, spero di no. privata. Non lo so. Oddio, grazie. Vabbè. Allora, un'altra domanda che qua mi sono salvato una marea di domande. Vai, tanto Allora. abbiamo un po' di tempo. Sì. Mamma. C'è tempo, c'è tempo. Ah, con chi ti sei legata di più all'interno della caserma? Con Nicolas. Ma questo l'ho detto già in una live. Vabbè, però. No, con Nicolas, ma si è visto pure. Cioè, nel senso, eravamo sempre insieme. Io, Nicolas, poi vabbè, William. Cioè, diciamo che le persone con cui sono stata di più in generale sono Nicolas, William, Giorgia, Erika e Linda. Perché alla fine eravamo sempre insieme. Però ti dico la verità, poi dopo il programma io ho riscoperto tantissime altre persone, nel senso che tante persone con cui magari prima non avevo chissà che rapporto, adesso magari sono le persone sante un pochino di più. Quindi Lo immagino. E con chi di meno anche? oddio, boh. Di meno. Forse con Omar. Però, cioè, non è che. Allora, io aspetta, io ho legato con tutti, nel senso, non ci sono state persone con cui Posto. non parlavo, con cui non avevo un minimo rapporto, perché poi io sono molto amicona, quindi, cioè, amicona, ovviamente, Vabbè, sì, non in nel giusto limite. senso. Sì. Però, cioè, non c'erano persone obiettivamente con cui non avessi un minimo rapporto, quindi ti dico Omar perché magari era una delle persone con cui condividevo meno, però anche con lui alla fine chiacchieravamo, ridevamo, scherzavamo in tranquillità. Mi sembra abbastanza ovvio. Sì, sono molto easy. Ah. Poi mi sono chiesto anche se rifaresti mai la caserma un'esperienza simile a questa. Sì, no, la ferma la rifarei, e pure, forse anche con meno angoscia, perché io sono una molto ansiosa. E quindi, cioè, il primo giorno quando sono arrivata e ho visto com'erano le cose, ho detto, Madonna Santa, io qua non. Cioè, anche la prima cosa ho detto, io non ci resto neanche una settimana qua. Perché poi io avevo chiesto il telefono, le chiamate, tutto, e mi dicevano, no, tu non puoi Me lo chiamare, tu non. ricordo, è Beh, stata la cosa, diciamo, più sentita, sì, la cosa più esatto, ripetuta, da parte mia fino totalmente. E all'ultimo, fino qui, all'ultimo. sì, dal primo giorno fino all'ultimo giorno a tutti i confessionali io vedevo sempre. E quindi ho perso il discorso che stavo dicendo. Ah, no, ecco. E quindi no, la prima settimana ho detto io non, cioè, non reggo, perché poi loro mi hanno detto noi non ti facciamo chiamare, cioè tu non puoi chiamare. Quindi ho detto io non reggo, non ce la faccio. Però a posteriori direi sì, lo rifarei assolutamente. Anzi. Ci sta, vabbè. Io, anche se mi tolgono le chiamate, ma a me poco importa, cioè, l'importante è che il Infatti popolo poi mi vede. c'erano persone che stavano, cioè, onestamente, obiettivamente stavano bene anche senza sentire nessuno, ma anche, cioè, nel senso, finché sono i tuoi parenti si può fare, perché alla fine i tuoi parenti, cioè, ci stanno, Beh, ti si può guardano sempre, fare. sono lì, quindi stai Conoscendo i miei, è tranquillo. probabile che chiamerebbero pure la direzione, pure l'azione.
Ma guarda che loro si possono scrivere tra di loro. Ovviamente c'è un problema, insomma. Però il problema è se sei fidanzato, cioè se sei fidanzato è tragica da morire. Questo è un grande problema. Anzi, io sono stata fortunata a poter fare la chiamata, molto, molto fortunata. Già, no, abbiamo intravisto la tua felicità nel momento in cui hai fatto quella chiamata. Anzi, com'è stato utilizzare quel telefono anche? Bellissimo, stupendo. Cioè, ma poi, ma a parte che a me lo faccio prendere un colpo perché io lì per lì non mi ricordavo il numero, cioè io non lo so il numero perché una volta che ce l'ho sul telefono, Giusto. insomma, poi l'istruttore mi ha detto: guarda, non puoi chiamare. Quindi io ho avuto un momento di down totale. Aspetta, cosa? Cioè, quindi se mi avete fatto arrivare fino a qua, ieri mi avete dato la chiamata, eccetera, non puoi chiamare, non può essere, cioè lo sapevo che non poteva essere. E poi infatti alla fine mi ha dato il numero, ma non sono riuscita, cioè io pensavo nel mio immaginario che un minimo di conversazione ci fosse stata tra di noi, invece no. L'unica cosa che ci siamo detti è stato: ma mi ami, ci siamo, ma tu mi ami, ci siamo, L'abbiamo fine. notato, l'abbiamo notato. È l'unica cosa Però è stata molto che abbiamo sentita anche quella, lo sentito. posso dire. È stata Cosa? Vabbè, sentita anche quel ti amo, tantissimo. sì. Hai abbastanza ragione, Andre. È stata abbastanza in panico per non aver avuto il telefono. Sì, mamma mia, un incubo. Anzi, Anche quando ho perché, visto cioè. che digitavi il numero, ho pensato subito: ma metti caso sbaglia a digitare il numero, risponde un'altra persona e perde quei No, minuti di scherzo. chiamata. Ma poi ho detto, cioè lì per lì ho detto: aspetta, ma il numero dove l'hanno preso? Eccetera, eccetera. Quindi ho detto: ma chissà. E poi l'ansia più grande che c'avevo è perché a un certo punto ha cominciato a squillare, non rispondeva. Ho detto: ma questo non risponde. E cioè, se Metti non caso, non risponde riconosci il numero, non rispondo. risponde. Come Bravo, vedi, un numero succede? sconosciuto, lui sta lavorando, non risponde, mi ha preso il panico, poi però ha risposto. Beh, meno male. Fortuna. Sì, no, poi è andata Anzi, se no sarebbe bene. stato un finale non tanto bello da vedersi. No, ma ti immagini, tipo, non lo so, era tipo un segno di essere stata lasciata o robe del genere, No, poteva essere vabbè. fraintesa la cosa. No. L'altra cosa che ripetevi spesso era questo, adesso ricordo. Soprattutto i primi giorni. Ma a me mi hanno preso proprio a un certo punto, hai visto il confessionale in cui io facevo così, Sì. cioè, che figuraccia, io proprio Vabbè. sottona della caserma allo stato No, puro, vabbè, guarda, c'era chi stava peggio. insomma, sotto Beh. questo punto di vista, alla fine, cioè, alla fine sono stata io che hanno fatto vedere 350 volte che chiedevo: ma mi fate chiamare, ma mi fate chiamare, ma mi fate chiamare. Quindi, sì, insomma. Poi, Secondo me se ci è avevano preso pure gusto, sembrato. secondo me. Ma sì, Ci a un avevano certo preso punto, non hai capito, a un certo punto io parlavo, loro mi ridevano in faccia, perché tanto ormai lo sapevo, cioè, no, io ormai non mi potevano dire più nient'altro, perché se io non avessi avuto la chiamata da cima, comunque non avrei potuto mai chiamarlo lui. Quindi loro, ormai, sapendo che io non potevo chiamare, loro mi guardavano così e mi facevano così. E poi mi facevano Sì, andare via, aspetta. perché tanto. Sì, esatto, aspetta, aspetta e spera. Vabbè. Chiedi se ricevevi tu la telefonata e tu non avevi bisogno di. Ah, ok. Se avessi ricevuto tu il premio della telefonata e non avresti avuto bisogno, a chi l'avresti dato? L'avrei dato a Erika probabilmente perché anche lei, insomma, le mancava molto la fidanzata, quindi sì, anche perché era la persona che era fidanzata che mi stava più vicino, perché poi per esempio c'erano anche altri ragazzi fidanzati, tipo Rosa, eccetera, eccetera, però io non avevo Ah, quel questa cosa non lo rapporto. sapevo. Sì, però io non avevo quel rapporto che mi veniva da dargli la chiamata, capito? Cioè, magari l'avrei fatto, cioè, se ci fosse stato un altro rompiscatole come me, magari l'avrei fatto lo stesso. Cioè, anche perché penso che sia pesante sentire una persona ogni giorno che dice sempre le stesse cose, sempre, cioè, dopo un po' di rompi le Dipende scatole, come senti questa persona. no? Poracci loro ogni giorno, e c'ero io, ma mi fate fare una telefonata, ma mi fate fare una telefonata, cioè. Non so come hanno resistito, non Sarei so contenti tutti come se mi hanno avessero fatto. chiamato.
Anzi, quando hai fatto la chiamata, sicuramente avranno fatto un sospiro di sollievo, cioè, Sì, ma finalmente. infatti mi sono divertita tantissimo quando ho visto i loro confessionali a quel punto, perché ho detto, non ce la facevano più neanche loro a sentirmi. Vuoi sapere una cosa? C'è mia mamma ferma in piedi che mi guarda e ride. Ma basta, non devi fare qualcosa. Pianto, mamma mia, Anzi, vabbè. vabbè, Tanto se ci abbiamo fossero stati i miei qua, mi preso avrebbero soltanto preso insulti, avrebbero detto sei solo un cretino davanti a una cam. Perché Allora, non ti di solito faccio anche di ridono. peggio. Tipo, Tipo? alcune live mi costringono a ballare questi della chat. Grazie mille. Pensa quando ti vedono alla caserma. Oddio. Vabbè, se parte la musica giusta, posso anche impazzire di mio. Chissà, ma no, più che altro chissà se sempre se dovessero fare la seconda edizione, eccetera, eccetera, chissà quale ospite, se ci sarà un ospite, avrete. Tu pensa che Già noi sicura lei che io ci pensavamo. andrò, già è sicura. Ah, sì. Noi pensavamo, non so per quale assurdo motivo, che ci fosse Achille Lauro quella sera. Ce l'abbiamo visto al palco, No, mi abbiamo sembra detto un c'è po'. Achille Lauro. Ma sì, ma non so Forse perché, non so in base a cosa. Eravamo tutti convinti che ci personaggio fosse lui. più particolare. È del momento, sì, può essere. Poi a un certo punto è letta Lamborghini, vabbè. Vabbè, meglio di È andata niente. bene così, è andata bene così. Ringrazio che non abbiamo i sound questa sera. Chi non abbiamo? Non dico altro, non dico altro. No, perché qualcuno mi ha scritto, peccato che hai i sound disattivati, se no ti facevo ballare. Ma che cosa hanno disattivato? No, perché c'è diciamo, Twitch mette a disposizione un'estensione dove tramite questa cosa puoi attivare dei suoni che possono essere sentiti in live, però siccome questo Ah, tipo di live ok. non posso inserirli, Madonna, quanto sono ignorante vabbè, in ti materia tocca aspettare comunque. lunedì per i suoni, Bugo, ti aspetto lunedì. Noi reagiamo a programmi TV e poi il sabato, ovviamente, il sabato è il sabato degli ospiti. Anzi, alcune volte impazzivo per invitare gente in live. Non tanto del tuo livello, ma diciamo anche ragazzi che fanno dirette, live di Twitch. Ho scritto a Sì. una marea di persone. C'ho il Telegram pieno. Se no, se sono Ah, venuti 3-4 persone. pure su Telegram, Madonna. Vabbè, Telegram. Ci sono entrato perché avevo bisogno per quando lavoravo. Poi adesso mi sono immerso. Niente. Vabbè, dai, oh, magari un giorno ci sarà il letto Lamborghini in questa diretta. Non sarebbe male l'idea, non sarebbe male. No, ma infatti tutto può essere, secondo me, Beh, anzi, speriamo riescano a rispondere anche gli altri che ho intenzione di intervistarli. Anzi, meglio non farmi, vabbè. no, meglio non, che non ci ripenso all'intervista saltata di mercoledì, che Di era con un altro della caserma. chi? Oddio, ma io voglio sapere con chi. Era con Elena Santoro. Ah, perché è saltata? Saltata per colpa del social media manager. Di chi? Tuo o suo? No, io non ce l'ho. Sarebbe bello Ah, avercelo. Io ah, mi addirittura. gestisco da solo. Pure io, Per quelle bravo. quattro cose che faccio. Bravo, bravo, pure io. E mo pensa che mi tocca fare pure la pizza stasera. Vabbè. Quando mi chiedono cosa è cambiato dopo la caserma, niente, faccio la pizza esattamente Questo è come in poco ma quarantena. sicuro. Esatto, L'unica cosa Mario, che è cambiata secondo me è il come cibo. me. Sì, esatto, esattamente. Dopo la caserma, sì, ma mamma mia, non Immaginavo. parliamo del cibo. Ma te ne accorgerai Bene. quando la farai. Io sono molto tifosa. Se lo farò. Ma Mettiamo se sì. davanti, non è sicuro. Vedrai, Qual è il tuo vedrai. animale preferito? Chiedono in chat. Bella questa domanda. Boh, il leone? La tigre, forse? Un po' banale.
Però È come, è come se qualcuno rispondesse: qual è l'animale preferito? Rispondono il porco così a caso. no, ma Che è salutiamo David veramente. Rubino, salutiamolo, che questa sera starà al Boccar, al Cerbero. E niente. Ma chi però è veramente Ci il mio ruberò un po' animale di spettatori. preferito? Chi? Niente. Che stavi dicendo? Mi sono perso Dico l'ultima che però domanda. è veramente il mio animale preferito, però Mario è un po', cioè, un po' scontato come animale, però è No, bello, vabbè. secondo me è bello. Il Niente tuo? scontato. Il mio, beh, non lo so precisamente. Perché, diciamo, io Oddio. apprezzo quasi tutti gli animali, tranne la parte degli insetti e robe varie. Anche se qui ogni tanto ho la visita di qualche mosca, qualche zanzara che ama questa Senti, stanza. io ti dico solo che allora, l'animale che mi fa più senso in assoluto sono le cimici, cioè ho un'avversità Vero. con le cimici, non so per quale motivo, e dove siamo, cioè dove abito io con il mio fidanzato, c'è un posto pieno di cimici, a un certo punto tu ti giri, hai una parete di casa e c'è una cimice che non si sa come è entrata perché è tutto chiuso, quindi Io ho io trovato sullo mi... schermo del PC l'altro giorno, non me lo Che ricordare. schifo. Chiudiamo qua il Ho discorso urlato, ho perché... urlato. Ho No, chiamato no. chi di dovere. No, beh. No, io pure... No, Tra l'altro non lo durante so il come ho giorno sono fatto a non pure da sola, vederlo. quindi... Mamma. No, no. Meglio parlare di altro, veramente. Sì, infatti. Sono molto d'accordo. Un'altra domanda che volevo farti era tipo, è stato sempre il tuo sogno andare in TV o volevi fare altro? No, no, ti ho detto che sarà una cosa molto casuale, cioè non... è capitato e l'ho fatto, però non... Sì, non era una mia aspirazione, ecco. Ovviamente, cioè, Però a è chi vuole capitato. andare in TV e non ha mai un'occasione, chi non vuole andare che trova tutte le occasioni. Alla prima botta, sì, infatti c'è cioè, Possiamo dire che tipo... siamo abbastanza opposti su questa cosa. Sì? No, io devo dire sarò tipo la fortuna del, non la fortuna del principiante, però comunque cioè, mai fatto, tac, quindi sì, sarà un po' Prima così. o poi doveva Perché tu... succedere qualcosa di diverso dal solito. Sì, ma meno male infatti, perché se no poi col Covid e tutto io impazzivo. Se non ci fosse stata la caserma, dove saresti andata se ti avessero chiesto di andare in un programma televisivo? Quindi anche se non ci fosse stato il Covid. Beh, anche. A Pechino Express. Interessante. Mi sarei Sì, è aspettato una risposta più figo. Grande Fratello, non so per quale motivo. No, cioè lo farei comunque onesta, però no, secondo me il più bello di tutti è Pechino Express. Alla fine viaggi tantissimo, è molto bello. Questo è vero. È stressante, però è bello secondo me, cioè ti diverti Beh, dai. parecchio. Più stressante della caserma, non so cosa ci può essere. Ah, non lo so perché cioè, la caserma è stressante molto da un punto di vista psicologico, no? Però pure Pechino, comunque, cioè, quando stai in giro e comunque stai in paesi poveri, non sai che cavolo fare, eccetera, eccetera, secondo me non è facile. Quindi sarebbe figo. Vero. Sarebbe stato figo, anzi. Chissà se potresti andarci, chissà. Chissà, vedremo, vedremo, vedremo. In questo momento stiamo a casa. Dopo l'esperienza appunto in reality in TV, opterai per la carriera, diciamo, social? O, diciamo, ritorni alla tua vita normale. Ma non lo so, perché ora come ora alla vita normale non ci posso ritornare, perché finché non finisce il Covid non posso ritornarci. Vabbè, vita normale nel Vedremo. senso, diciamo, lontano dai social, diciamo, l'utilizzo clave dei social. No, ma io mi diverto, sono sincera, perché poi comunque ho abbastanza riscontro, quindi mi diverto comunque a comunicare. Cioè, tipo ieri, esempio stupidissimo, ho messo una storia.
in cui dicevo che avevo un problema di tonsille, tu non hai idea dei messaggi che mi sono arrivati, di tantissime persone che avevano il mio stesso problema, di quello che ti consiglio, ma cioè messaggi che io non ho ancora finito di leggere per dirti, quindi alla fine avere questo genere di rapporto mi piace anche. Beh, diciamo che anche a me piace i social, anzi a me piace pubblicare cavolate nei social. Io No, sono no, più uno di io. quelli che appena finisce la live deve pensare subito a trovare quel memino, quella cosa su Instagram da pubblicare. Così. Ah, quindi appena finisce questa devi pubblicare qualcosa? Probabile. Ah, va. Allora vado a vedere. Oddio. O comunque ridi e scherzi è Allora, qui passato c'ho una un'ora. sfilza di domande e perdo la vista a guardarli per come li ho scritti. Vai. Ah, questa forse è interessante. Ti mancano più le ragazze della caserma o i ragazzi? Non lo so perché mi mancano sia le ragazze che i ragazzi, cioè mi mancano sia sotto certi aspetti più le ragazze, sotto certi aspetti, ma poi i ragazzi, cioè ti dico, la persona con cui, il ragazzo con cui io ho legato di più è stato Nicolas. Con gli altri sì, avevo un bel rapporto, però non era quel genere di rapporto di amicizia stretta, Vabbè, capito? classico Quindi rapporto. sì, poi comunque alla fine è pure sopravvivenza comunque creare dei Beh, ovvio. rapporti. Ma comunque mi Questa non saprei so come mi è venuta dire. in mente. Questa non so come è venuta in mente. Dopo la caserma, hai mai pensato di optare per le dirette sul web o rimanere al contatto con i tuoi fan? Quindi, diciamo, un po' come se fossi dietro le quinte. No, forse è più la seconda. Ma anche perché, cioè, io non so neanche come si usa Twitch per dirti, Come si usa normalmente, come se quindi. fai quattro chiacchiere con delle persone semplicemente. In più, Sì, diciamo, grazie a altri software, altri programmi, altre cose, puoi fare più cose contemporaneamente. Per esempio, puoi sia parlare che giocare, vedere quella roba, commentare quella cosa. Cioè, per si possono fare più il cose. momento rimango con le dirette su Instagram, che già lì ogni tanto mi si blocca qualcosa, eccetera, eccetera, Vabbè, io sono quindi abituato nel bloccare, tipo ieri mi si è riavviato la live 2 o 3 volte, stavo per sbroccare veramente. Allora, quindi oggi è andata Perché? bene questa Beh, live. sì, dai, rispetto al solito, sì. Bene, bene, sono contenta. Anzi, per i mezzi che ho è già abbastanza riuscire a fare una live così. Vabbè. Oh, ammazza, che gli vuoi dire? Pensa che diciamo, sto con un telefono che dal momento in cui l'ho preso lo voglio veramente buttare per i problemi che mi sta Uguale. dando. Lasciamo stare. Problemi con. Allora, Chrome non è abbastanza ottimizzato, quindi ogni tanto in queste videochiamate mi si blocca. Se non ho l'app ufficiale, tipo come Discord, mi si blocca la cam ogni tanto. Macelli. Ottimo. Ma infatti ogni tanto ti blocchi, vabbè, poi ritorni. Vabbè, ho visto anche di peggio il web, dirette ancora più bassa qualità, quindi No, posso io ritenermi non me un ne po' intendo. fortunato. Non me ne intendo per niente, quindi. Poi in caso se devo fare una live ti vengo a chiedere consiglio. Tranquilla, anzi io non sono proprio quello adattissimo per questo, però per le basi diciamo che ne so Sì, infatti le abbastanza. basi, sì, ma infatti, Quante altre? Questa me lo sono sempre chiesto. Mentre Vai. guardavo la caserma, mi chiedevo, ma le armi tu come te le sei immaginate che fossero all'inizio? Pensavi fossero quelli che vi hanno mostrato o pensavi diversamente? Ma no, allora onestamente cioè, non è che ne capissi molto, quindi cioè, molto onestamente per me una valeva l'altra, cioè, non è che le conoscessi più di tanto, però poi quando,
quando noi eravamo gasatissimi, perché noi pensavamo che almeno fossero tipo fucili laser, no? Cioè, quindi magari ci fosse qualcosa, invece no, invece erano fucili ovviamente. Vabbè, per gioco. Ben accontentati in qualche modo per provare. Sì, sì. No, anche perché alla fine comunque abbiamo fatto un bel po' di cose, quindi sì, sì. Anzi, invece me la sarei aspettato a salva, invece, le armi, che almeno sparassero. Sì, perché così si perde un po' il gusto dell'arma. Sì, però devi stare attento in televisione, cioè nel senso. Vabbè, questo anche comunque è dare un'arma in mano a dei ragazzi così e tutto, insomma, non era la cosa più saggia da fare, quindi è andata bene come è andata. Vabbè, io direi che abbiamo fatto una bella intervista, anzi, mi sento abbastanza contento di ciò, io a dire pure, la verità. Io pure, dico la verità, mi sono divertita appunto, un sacco. Essendo appunto la seconda intervista, cioè, anzi, fino a una mezz'oretta fa stavo abbastanza in ansia, perché metti caso succede qualcosa, oppure salta la live, pensieri. Invece una benissimo, anzi, io stavo perfetta, non è stato niente. No, vabbè, meglio così. Anzi, io, vabbè, ditemi se è vero. Io nel gruppo WhatsApp che ho con chi mi segue, veramente, fino a qualche giorno fa dicevo sempre, ma metti caso e non può più partecipare alla live e salta tutto, e poi io ritorno come giovedì, sbrocco in live, macelli. No, guarda, difficilmente se ti dico di sì, poi ti dico di no, cioè nel senso, se ci organizziamo per bene tutto, difficilmente, perché posso immaginare che poi uno gli saltano tutti i piani, quindi non credo proprio. No, perché appunto, come è successo per momento del lockdown, della zona rossa, eccetera. Vabbè, sì, l'unica cosa che si può fare. Esatto. E poi magari ne faremo no, un perché altro più avanti. Dopo quello che mi è successo martedì sera per mercoledì, cioè sì, no, dopo che avevo pubblicato la immagino. Storia, dopo che avevo pubblicato la storia, mi arriva la notizia. Ma mo la rifate, la rifarete? Non lo so, ne dubito, perché lei ha detto proprio che non si può. Vabbè, non ne so niente. Vabbè, speriamo in altri. Io ho contattato una marea di persone. Mi ha risposto qualcuno, forse uno, mi ha risposto, ma non mi risponde più. Io cerco di mandare altri messaggi. Ma sempre del programma? Sì. Ho contattato sia della caserma che della Pupa Il Secchione, perché avevo in mente anche intervistare loro, visto che ho visto anche il loro programma, la loro avventura. E quindi, che fai? Allora, poi magari mi dici chi sono, così ci penso io. Se mi rispondono, sì, se no. Va bene, comunque io ti ringrazio molto, invece mi sono divertita un sacco. Io ringrazio te, anzi sono stato felicissimo quando hai accettato, veramente. È stata la cosa che, posso dire, ha migliorato queste live, questo canale. Poi che avanti, poi piano avanti, piano stava cadendo. Servirà saperne. No. Poi avanti, quando servirà saperne qualcosa di più, ne facciamo un'altra. Tranquilla, quando vuoi. Io sono sempre a disposizione. Va bene. Sono, ora provi diciamo, a spiegare come esco da qua. Basta semplicemente il sito, nulla di che. Ah, ok, fine, cioè così. Sì, abbastanza easy. Va bene, ok. Va bene, allora salutiamo la chat. Saluto la chat. Vabbè, tanto io rimango qui per altre ore di live, altre 3 ore di live che mi toccano. Ah, perfetto. Va bene, allora. Buon lavoro, buona live. È stato un piacere. Ci sentiamo, anche per me. Grazie mille. Ciao, grazie a te. Ciao.